La lezione del tempo. Il nuovo corso di storia della scuola secondaria di primo grado, dedicato a chi ricerca uno strumento ricco nel profilo e dotato di molti apparati didattici per l'approfondimento, per l'aiuto allo studio, per le eccellenze, presentati in un'articolazione chiara ed equilibrata per ogni capitolo. Andiamo ora a illustrarvi alcune pagine indicative. La geostoria. In apertura di ciascuna unità si trova questa sezione, articolata su tre pagine. È una rubrica che intende superare la prospettiva eurocentrica tenendo d'occhio alcuni grandi processi geostorici. Il rapporto Europa-mondo, il ruolo mondiale della Cina, la rovina del continente africano, l'inserimento della Russia in Europa, l'ascesa degli Stati Uniti. L'apertura del capitolo è pensata per favorire l'accessibilità ai contenuti ed è scandita in tre momenti. 1. Quello che accadde ieri e quello che resta oggi esprime in estrema sintesi il processo e gli eventi storici fondamentali del capitolo e ciò che quelle vicende hanno lasciato al presente. 2. I contenuti essenziali presentano le informazioni di base e riassuntive dell'intero capitolo attraverso tre domande e risposte. Una cronologia essenziale con l'indicazione dei protagonisti. 3. La prova di orientamento è una prima semplice prova di orientamento nello spazio e nel tempo e di comprensione dei contenuti essenziali. Si conclude con un esercizio di didattica cooperativa. Il paragrafo tipo propone in modo esauriente le informazioni fondamentali, precisate o approfondite nelle rubriche lessico, date, memo e nelle immagini commentate. Le frasi colorate iniziali dei sottoparagrafi sono una sintesi essenziale del sottoparagrafo. La mappa orizzontale a fondo pagina rappresenta i fatti e le relazioni dell'argomento trattato con puntuali rimandi numerici all'interno del testo. Atlante. Per integrare la didattica della storia con un solido approccio geografico, le pagine dell'Atlante approfondiscono un tema, proponendo la comparazione tra aree ed epoche diverse. Impariamo dalla storia. La rubrica propone tematiche particolarmente urgenti dal punto di vista civile, perché riguardano i valori fondanti della civiltà occidentale. Il punto di partenza è sempre il passato contrapposto al presente. Il titolo è una domanda che enuncia il tema. La risposta alla domanda posta dal titolo viene cercata. Il racconto. È una proposta originale di lavoro sui documenti. I racconti, infatti, prendono l'avvio da un documento iconografico, dipinto o foto, in cui sia presente un ragazzo o una ragazza. Questo personaggio esce dall'immagine e racconta la situazione rappresentata e gli eventi storici che hanno portato a quel momento. La narrazione aggancia approfondimenti storici che riguardano personaggi, eventi, luoghi, oggetti citati nella graphic novel. La lezione del tempo.